siamo qui con una donna, un'imprenditrice, una mamma e soprattutto la prima donna ad aver ricoperto un ruolo che fino alla sua candidatura era considerato prettamente maschile. Siamo in compagnia di Clara Pili. Come sei arrivata a ricoprire questa carica importante? In Sardegna, diciamo che non c'era ancora stato un presidente donna per quanto riguarda il gruppo giovani, io sono stata la prima, quindi per quanto riguarda noi è stato un po' un primato. È stato un mio desiderio, è un obiettivo che mi sono prefissata e che quindi come al solito ho cercato di raggiungere, non sempre si riesce, però si lavora per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci si pone e quello per me era importante anche perché ho militato all'interno del gruppo giovani per diversi anni, ho iniziato all'inizio del 2000, quindi era un'attività che mi piaceva molto, ho lavorato anche a livello nazionale nel gruppo dei giovani, ho partecipato a molti incontri dei giovani a livello nazionale, ho avuto la possibilità di ampliare molto la mia rete di conoscenze e quindi ho avuto anche la possibilità di capire quanto è importante fare rete tra imprenditori, soprattutto quando si inizia in una certa età. Ho voluto quindi provare a cimentarmi in questo ruolo e ho fatto in modo di farmi eleggere. Non è stato semplice, per la prima volta eravamo in due, quindi non ero sola, non ero stata già designata, ma eravamo due persone che si sfidavano, un uomo contro una donna, quindi ho dovuto fare, tra l'altro un uomo che proveniva da una società anche abbastanza importante, molto più grossa della mia, quindi che aveva sicuramente anche più possibilità in teoria, però poi alla fine sono riuscita a spuntarla io e quindi abbiamo fatto due anni molto belli con delle attività bellissime, organizzando degli incontri con dei personaggi che potevano essere per noi personaggi di riferimento. Abbiamo fatto un incontro importante con Giulini, che essendo iscritto in Confindustria ci ha parlato della sua esperienza da giovane imprenditore, perché era poco più grande di noi, quindi dalla sua esperienza prima da imprenditore e poi da presidente della squadra del Cagliari. È stato un incontro molto molto partecipato, perché chiaramente è stato bello ascoltare la sua esperienza e non è stata semplice come mai molti di noi credevano. Poi abbiamo fatto degli incontri con sindaco di Cagliari, con personaggi politici e della società civile che ci hanno arricchito molto e questo diciamo che mi è stato riconosciuto, perché la portata degli eventi è stata rilevante, forse anche dato la mia storia, la mia professione che ho voluto portare all'interno del gruppo giovani. Quindi non solo un ruolo istituzionale importante come quello che hai ricoperto, ma tu sei soprattutto un'imprenditrice. Ho iniziato nel 2002, quindi sì, diciamo che sono quasi, insomma, sono un bel po' di anni che lo faccio. È un'attività di eventi, organizzo eventi, congressi, ho iniziato con i congressi medici, poi piano piano un po' ampliato il raggio d'azione in Sardegna e non solo, perché ho lavorato molto un po' in tutta Italia e quindi ho avuto modo di unire anche l'attività confindustriale con l'attività professionale ed è stato per me un'esperienza molto importante. Quindi un ruolo istituzionale importante, imprenditrice e anche mamma di due bambini. Come fai a far conciliare tutto questo? Cercando di conciliare tutto, cercando di fare degli incastri come sappiamo fare noi donne, cercando di organizzare il nostro tempo, il mio tempo in questo caso, conciliando tutto quello che lasciando prima come prima cosa. Il seguire i bambini per me è la cosa più importante, infatti anche il mio lavoro diciamo che si è un po' ridimensionato nel momento in cui è nato il primo bambino, perché l'attività che prima mi portava a viaggiare molto, a stare molto fuori dalla Sardegna, poi si è dovuta un po' ridurre perché chiaramente ho preferito fare questa scelta che non rinnego e che rifarei altre 100 volte, però che chiaramente poi ha comportato dei cambi di strategia. E poi è nata la seconda bambina e anche con lei chiaramente poi si è cercato di trovare un po' di soluzioni che potessero permettermi di incastrare tutto ed è la dimostrazione che se uno vuole può. Molte volte quando mi dicono siamo poche donne che ci impegniamo realmente sia nella politica che nell'attività, nella società civile, molte mi dicono che è troppo difficile, è davvero che difficile perché lo sappiamo, però se ci si pone l'obiettivo di riuscire, secondo me in qualche modo si riesce, cioè quando si vuole io vado. Mi piace molto fare sport, quindi unisco anche quello a tutte le attività che faccio, se non lo faccio ne risento e quindi sono tutti incastri che chiaramente non sono semplicissimi, però sono da gestire, ma sono realizzabilissimi. Nelle ultime settimane ti hanno accostato a diversi incarichi politici, ci puoi raccontare come hai vissuto questo periodo?
sì, hanno parlato di me in quanto possibile candidata a donna e poi hanno parlato di me anche adesso nella composizione della giunta regionale come possibile assessore in quota a qualche partito, cose che però sicuramente sono magari un po' supposizioni dei giornali date da qualche indiscrezione che però è data proprio dal fatto che ci sono poche donne impegnate a livello, diciamo, politico. Io provengo da una famiglia che mio padre ha sempre fatto politica, è stato sindaco per due legislature, quindi so benissimo cosa vuol dire, ma diciamo che l'impegno civile e politico richiede chiaramente grandi sforzi. Donne che siano disposte a fare questo tipo di sacrifici, ma non ce ne sono tantissime perché preferiscono magari dedicarsi giustamente ad altre attività, a curare figli, lavoro, e quindi il fatto che non siamo tantissime fa ricadere sempre tra di noi questa lotteria dei nomi che ogni tanto tirano fuori. Quindi li ringrazio per ritenere che il mio nome sia un nome, un curriculum che possa essere spendibile in queste circostanze, perché ovviamente stiamo parlando di ruoli di alto livello, quindi per me è molto importante, che sia è un grande riconoscimento. Un'altra cosa molto importante per me, oltre all'impegno e oltre il cercare di raggiungere gli obiettivi, di prefissarsi prima di tutto degli obiettivi, perché quella è la prima cosa, e poi cercare di raggiungerli in tutti i modi, è la formazione, che non deve essere mai abbandonata, deve essere continua, e l'approfondimento in qualsiasi ambito, in qualsiasi disciplina deve essere qualcosa che governa e che noi dovremmo cercare di trasmettere soprattutto ai più piccoli, perché ai più giovani. Senza la formazione, senza l'approfondimento non ci si specializza e non si diventa leader in qualsiasi settore, che può essere il settore dal più banale, può essere anche la vita di tutti i giorni, però l'approfondimento, la cultura, la formazione sono qualcosa che io spero adesso che anche a livello politico possa in qualche modo emergere, o alla quale venga dato veramente l'importanza che merita.